Ebbene, bene, amici, fratelli della Congrega, benvenuti al Falò Show o Sfogo. Ma perché non vi sfogate mai? Vi vedo sfigati, questa è un'espressione, una parola che utilizzate voi, cari falliti. Ora, in questo video, molto disinibito, cercherò di inquadrare me stesso, anche se non è difficile, essendo fermo il cellulare. Mi stavo riferendo al mio interiore, esternato per il clamore, generale, per il pubblico ludibrio, ludibrio, non per la libertà di chi riderà perché volontariamente mi sono impappinato con un trucco specialissimo del mio parlare. È diverso, difforme da voi. Ah, sono stato al festival. Sono tipo festivaliero, che adora la solitudine mansueta del mio essere vero in mezzo a gente insincera. Improvvisamente la mia mente così fluisce, capisce, o forse finalmente cominciate a capirmi, perché per via di mie viltà, vigliaccherie, ritrosie, mi chiusi. No, la gente voleva richiudermi. Perché nascondere, celare la verità? Perché celare il falò? Lo so. Potreste rimanere raggelati. Questa è una Coca-Cola gelata, ghiacciata. Stasera non leccherò un gelato, voi leccherete le fighe di qualche passerottina, puzzolente, sibellina. Sì, mi va di darmi, come mi sono sempre dato, ma non l'avevo esternato, alla perversione, al pervertimento, al godimento anche masturbatorio in senso lato B. B perché quando si osservano questi culatoni come te, che siete voi, mi viene ribrezzo, quando si osservano dei beculi, mi viene rizzo. Basta, è una vergogna, sì, voglio essere svergognato, ma anche vergognoso. Quindi vergognatevi se mi sarete ingiuriosi. È iniziata per voi una settimana lavorativa. Dovete lavorare. E farvi da padrone che sono io, l'onnipotente, forse anche impotente, perdonare. No. Dovete farvi schiavizzare, ma l'avevo già detto, a volte sono ripetitivo, ripeto sempre le stesse cose. A partire dalla patologia dello schizofrenico. C'è una certa confusione sulla schizofrenia. Schizofrenia come doppiano nelle serie TV, no? Perché è la Z una sola, come zucchero. Allora, zucchero formaciare, sugar, beh, è un tipo oligofrenico, sicuramente frenetico in passato era anche un tipo lamentoso che cantava senza una donna, donna e tu, si doveva mettere d'accordo. Prima senza una donna, poi donna e tu, non va bene. Io sono fatto così. Vorrei raccontarvele tante. Per anni mi accodavo dai liceali con genitori che volevano giornalisti. Insomma, una vita cattoborghese, moralista. La gente che mi vorrebbe obbligare a essere sodomizzato dal lavoro, dico che sarei guata e che questa demagogia spicciola andassero a praticare a loro, perché io mi accontento di pochi spiccioli. Quindi alla spicciolata, non mi devo spicciare. La gente che dice sono impicciato, ma va, e che poi si impiccia, ecco, oh, dei cazzi altrui. Mi ricordo prima dell'esame, forse di matematica in terza media, che spaccai quasi il naso a un certo Roncalli. Sì, sono sempre stato di molto aggressivo, permaloso, permaloso, anche luminoso, in passato pruriginoso. E forse caloroso, infatti, bisogna rinfrescarsi con la Coca-Cola, sì, Coca-Cola che mi fa digerire. Vedi il politicamente corretto anche di Marco Rossi, che non si dà soltanto alla cocaina, ma anche all'eroina. Ma diciamoci le cose come stanno, no, basta. E ora questa Coca-Cola mi scrollo. Bisogna stare attenti allo scrollo. Le donne scrollano a quest'ora. Sono le 8, la pasta. No, la pasta no, a cena non si mangia la pasta, tutte queste convenzioni anche alimentari. E la catena alimentare.
sicuramente superai quell'esame, perlomeno la terza media, forse di più, ce l'ho. Molte persone sono ferme alle scuole elementari. Forse anche questo carabiniere che mi ha multato, mi ha sanzionato, mi ha deprivato della patente per 3 mesi. Io gli ho affidato, questo lui non lo sa, ma lo dico pubblicamente, la patente di imbecille. Fortunatamente per lui, quella sera dovevo imbonirmelo, rabolirmelo, no, dovevo addolcire la situazione incresciosa per far sì che non potesse, diciamo, crescere, ecco, la panza che poi la gente mangia, caga, dorme, pisce, qualche volta scopo, sì, delle ratti. Meglio le seghe, insomma, questa mezza sega qua, mi sta rilevosendo, ma lo incontrerò. Lo incontrerò da quelle parti, in un bar, quando non sarà diviso, ma sarà diviso, sarà diviso. Gli darò tanti di quei pugni che si spaccherà in due. Questo sono io. Quindi se mi volete mettere in manicomio, meglio, meglio. Avete visto questo gioco Folia a due? Sta lì a ballare. Ah, poi fa forse come Bob De Niro di un po' sotto stress e canta le canzoni di West Side Story. Ci sono le persone che oltre a farsi le storie su Instagram, tutto uguale. Queste donne mostrano le cosce, tutte scosciate per l'arrapamento, diciamo, del maschio animale. Voi siete degli animali, anche io lo sono. Non posso esimermi dalla mia natura, diciamo, con guazzo e mezza legame, quindi cerchiamo di essere sinceri. Io sono un tipo così. Sono uno scasantiche, sono lavativo. Sono uno che non appartiene al welfare, non appartiene agli operai, però si opererà presto al fegato. Lei, fegato a mano. Lei deve, ci sono i bevitori, io posso dire quello che voglio. Infatti, guida è stata debrezza, in realtà ero sobrio. La sobrietà fa parte di me, anche la verità. Le ho detto anche la verità, io ho tutte le qualità, sia positive che negative. Che posso dire? Tanti imbecilli, anche a festival. Il pubblico festivaliero e veneziano, qualcuno ha tirato su le tapparelle, no? Le veneziane mi ha disturbato. La registrazione è venuta bella. Si divide in due categorie, i vecchi, oramai rincoglioniti, che sublimano tutte le loro frustrazioni nella magnificazione della settima arte, e questi ragazzi, voyete, che pensano di diventare Brad Pitt, quando io vedo poche prospettive, diciamo, future, anche per diventare una persona normalmente pagata. Quindi la gente la deve pagare, la deve finire, esimarsi l'attore. L'unico attore sono io. Sono l'attore della mia recita parrocchiana, della mia tragicommedia. Sì, mi va di andare veloce in macchina, di ubriacarmi, di sorseggiare anche la vita. E mi do il maniloquio. Voglio maneggiare, voglio delirare, voglio scrivere, poetizzare, cazzeggiare. E soprattutto non bisogna lavorare, basta. Oh, io, avendo origini meridionali, per questo che a Nord non ci sopportano. Mi racconto questo, quando giocava a calcio, c'era uno che indossava calzettoni, tacchini. Era un fanatico e calciatore, amico di Del Piero, tacchinardi. Poi tende al semicolpo di tacco la Roberto Mancini. Vabbè. Visto che il colpo fa due. Diventa proprio uno sciacallo, visto? Cucù, 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 cucù. Quello che canta con Franco Battia, come Nanni Moretti, per forza. Handicappato! Si dava la palla al morto, però bella notte. Quando palle? Nei film, ma ce l'ha le palle, sto Nanni Moretti, o no?